Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar. Lo scopo di questo webinar, come avete ricevuto nell'invito, è quello di organizzare e analizzare dei dati che sono stati raccolti in maniera oggettiva, con l'obiettivo di chiarire quali sono le migliori strategie chiave per una campagna marketing di successo nel settore della ristorazione. Innanzitutto mi presento, sono Mohamed Alzali, direttore commerciale di Groupon Italia e insomma siamo qua per analizzare insieme il programma. L'obiettivo l'abbiamo raccontato poc'anzi e il programma è suddiviso in 5 punti fondamentali. Cercheremo di fare insomma questo percorso assieme all'incirca in 35 minuti. Il primo punto del programma riguarda il trend del mercato italiano della ristorazione che presenterò io direttamente. Il secondo punto riguarda l'esperienza Doxa, che è una società di ricerca insomma, che analizza dati oggettivi e fa ricerca per quanto riguarda varie categorie del mondo del consumo, in cui sarà nostra ospite Sara Silvestri, con grande piacere. Terzo punto parleremo di Groupon, come Groupon aiuta e pianifica strategie di marketing per massimizzare i ricavi, aiutando appunto i nostri partner nel settore della ristorazione. Parleremo al volo di Taste of Groupon e quinto punto analizzeremo vostre domande e cercheremo di dare delle risposte più corrette possibili. A livello di domande, da questo momento in poi, nella barra e nella chat, avete la possibilità di scrivere qualsiasi domanda vi viene in mente, qualsiasi. E al quinto punto, quindi tra circa una mezz'ora, analizzeremo le domande e cercherò di darvi le risposte. Iniziamo con il webinar. Andiamo alla prima slide. Abbiamo detto che introducendo appunto il programma abbiamo parlato del trend del mercato italiano nella ristorazione. E la prima domanda che ci viene è: ma quanto è grande questo mercato? Che potenza ha? Nel 2017 il mercato italiano è stato rappresentato nel mondo della ristorazione da un valore di consumi di circa 83 miliardi di euro ed è un settore in crescita perché anno su anno c'è stata appunto una crescita del 3%. Quindi il valore del mercato è di 83 miliardi di euro solo in Italia. Gli italiani, quindi, per quale motivo e qual è il motivo principale per andare a mangiare fuori e quindi diciamo avere un'esperienza nel settore della ristorazione? Facendo delle indagini, il primo motivo è il mangiare in buona compagnia ed evitare di dover cucinare, ovviamente che sono correlati, per cui hanno risposto circa il 70% degli intervistati. Secondo motivo è novità, quindi curiosità e novità per fare qualcosa di nuovo. Il terzo motivo, ovviamente, che è emerso dalla ricerca è quello di cercare di provare sempre nuovi piatti e quindi nuove esperienze. Ok, abbiamo analizzato il motivo, andiamo a vedere come vengono scelti appunto i ristoranti in cui andare e quindi vivere la propria esperienza. Il primo motivo sono le raccomandazioni. Vengono scelte tramite raccomandazioni di amici e familiari, il potere del word of mouth. Secondo motivo sono le recensioni online. Il terzo modo in cui gli italiani scelgono ovviamente è cercare tramite una ricerca personale nuovi posti in cui andare a vivere questa esperienza. Una volta visualizzato il motivo, in che modo viene scelta, interessante vedere qual è la frequenza con cui si mangia fuori. Il 23% degli intervistati dichiara che non mangia mai fuori, quindi il 23% non è un vostro cliente abituale. Il 18% degli italiani mangia fuori più di 2 volte a settimana. Il 26% degli italiani mangia fuori più di 3 volte a settimana e il 33% degli italiani mangia fuori più di 2 volte al mese. Di conseguenza la media è di circa, più di, scusate, di circa 2 volte a settimana di italiani che mangiano fuori. Abbiamo fatto una ricerca anche tramite nostri utenti che possiamo definire utenti digital, una digital audience rispetto a utenti non Groupon per vedere qual è la differenza di comportamento. Ciò che emerge da questa slide è che ovviamente più si è digital, più tendenzialmente si è curiosi e più aumenta la frequenza di visite medie per mese all'interno dei ristoranti. L'italiano medio si presenta 5 volte e mezzo al mese in un ristorante, l'utente digital
5.7 è la frequenza con cui si presenta nei ristoranti, gli utenti non digital circa 4 volte al mese. Di conseguenza è il target di riferimento. La spesa media comunque è abbastanza lineare ed è una media di circa 30 euro a persona. Per quanto riguarda invece la tecnologia, di questa slide vi vorrei soprattutto sottolineare due numeri. Ovviamente tutte le slide che vedete oggi ve le invieremo sicuramente per email, alle email che avete indicato, quindi post, non segnatevi nulla, vi verrà inviato tutto. I due numeri di cui vorrei parlare, prima di tutto, è il 61% dei consumatori ha visitato il web di un ristorante prima di effettuare l'esperienza. Di conseguenza è un popolo curioso, ed è un popolo che ovviamente si vuole informare. E addirittura il 46% dei consumatori userebbe un'applicazione del ristorante sullo smartphone se fosse possibile. Allora abbiamo pensato, abbiamo detto ok, valutiamo queste informazioni rispetto a quello che una realtà come Groupon, che comunque è una realtà digitale per eccellenza, vede come trend all'interno del proprio portale. E effettivamente questo è il nostro fatturato tramite mobile per il mercato della ristorazione e come vedete l'app mobile e le transazioni tramite mobile nel mondo della ristorazione, quindi nel mondo della ristorazione italiana, è sempre in crescita, è un trend molto in crescita dal 2016 ad oggi. Altro trend che vediamo, che è abbastanza collegata con i trend e i dati che abbiamo visto finora, è l'esperienza non solo per se stessi, ma anche come strumento di regalo. Sappiamo che gli italiani amano regalare le esperienze. Il settore della ristorazione, all'interno delle 50 e più categorie di consumo che sono presenti all'interno di Groupon, è la seconda categoria più regalata, con il 26.8% degli acquisti fatti come regalo. Quindi, cercando un po' di analizzare tutto in punti chiave riguardante appunto il primo punto, è quanto vale il mercato italiano della ristorazione? 83 miliardi ed è in crescita. Gli italiani mangiano fuori per vivere un'esperienza, la scelgono tramite raccomandazioni, che sono raccomandazioni di familiari e amici, o reviews online. 4, mangiano fuori mediamente quasi 2 volte a settimana, sono curiosi e cercano informazioni sul sito web del ristorante e addirittura lo utilizzano non solo come esperienza, ma anche come categoria da regalare ai propri amici, familiari e colleghi. A questo punto direi di passare al secondo punto, in cui introduco Sara Silvestri, ricercatrice appunto della società Doxa, in cui andrà ancora di più maggiormente nei dettagli della ricerca oggettiva che hanno fatto. Prego. Grazie Monnat, buonasera a tutti. Oggi vediamo insieme i risultati di questa indagine condotta sugli italiani al ristorante e sulle varie anime del cibo al ristorante. Abbiamo chiesto innanzitutto che tipo di esperienza è mangiare al ristorante. È un pre-serata, un post-serata o è la serata? In fatto di cibo, gli italiani innovatori o conservatori? E con chi si va al ristorante? L'abbiamo un po' accennato anche poco fa. Con chi si condivide questa esperienza? Ancora, il cibo, questa esperienza, quanto può generare un passaparola online e quanto questo può a sua volta influenzare altri clienti nella loro scelta del ristorante dove mangiare. E infine, pensando al futuro, gli italiani come pensano che potrà essere questa esperienza un domani. Prima di addentrarci nel vivo dei risultati, due brevi cenni metodologici. Chi abbiamo intervistato? Abbiamo intervistato gli italiani che mangiano fuori casa abitualmente, almeno una volta al mese. Un dato, come si diceva poco fa, un primo dato importante, sono tanti. È un'abitudine che riguarda oltre 8 connazionali su 10, un dato stabile rispetto all'anno scorso e, come abbiamo visto, però con una frequenza in aumento, una frequenza settimanale in aumento. Il campione interrogato, da un punto di vista sociodemografico, è un campione tendenzialmente più maschile che femminile, lievemente più maschile, ben distribuito, come vedete, per età, fra i 18 e i 74 anni sono rappresentate un po' tutte le fasce d'età, e ben distribuito per area geografica, da nord a sud. Sono state condotte oltre 2000 interviste, un campione molto solido, e è stato interrogato di recente, meno di un mese fa.
Passiamo quindi al dettaglio dei risultati che abbiamo trovato. In primis, cosa significa mangiare fuori casa, al ristorante o in pizzeria? Come ci fa sentire? L'abbiamo chiesto agli italiani. Una prima evidenza che emerge dalla ricerca è proprio che mangiare fuori casa è un'esperienza che fa stare bene. Qui vedete, abbiamo sottoposto una serie di aspetti per i quali abbiamo chiesto di valutare su una scala di grado di accordo, da molto a per nulla d'accordo, e ve li abbiamo riportati in un ordine decrescente, quindi dai più votati ai meno votati, e sono distribuiti in due pagine, questa e la successiva che adesso vedremo. Qui in questa prima pagina trovate tutti aspetti che hanno percentuali molto alte, quindi tutti aspetti molto votati, molto citati, e se ci concentriamo sulla prima, la parte alta della classifica, quindi vedete i primi 5 aspetti, sono quelli che hanno ottenuto un valore del molto d'accordo per addirittura un 50% del campione, tra il 51 e il 47, e sono: mi fa stare bene, è il modo migliore per passare una serata in compagnia, è un momento di relazione, è un qualcosa che mi piace vivere ogni volta che ne ho voglia. Quindi appunto la prima evidenza che emerge, dicevamo, è proprio questa valenza dell'uscire fuori a mangiare. Al piacere del cibo in primis si aggiunge proprio questa sensazione di relax, di comfort, e anche il valore della relazione, dello stare insieme, elementi molto correlati fra loro, sono usciti molto correlati. Altri aspetti, vedete, che possiamo vedere sono gustare e sperimentare nuovi sapori, come si diceva poco fa, la novità. Passo alla pagina successiva, qui ci sono via via aspetti con valori decrescenti, nella parte finale della classifica troviamo gli aspetti un po' più contrastati. È un grande piacere anche se mi capita di essere da solo, sì no, sono un 51%, è mangiare perché devo mangiare, sì solo per un 43% degli italiani, è un dovere solo per 2 italiani su 10. Quindi forse più che un'alternativa ai fornelli, che sappiamo che sono una grande passione degli italiani, è più che altro una fantastica soluzione, vedete 68%, quando non sono riuscita a fare la spesa. In fatto di cibo, con che spirito ci si accosta a questa esperienza? Con una voglia di tradizione o di novità? Abbiamo chiesto: al ristorante preferisci mangiare ricette della nostra tradizione italiana, cucinate in modo classico come una volta, 36%, rivisitate in modo sperimentale, abbiamo un 13% di innovatori spinti, in entrambi i modi 50%. Abbiamo quindi un totale classico 86%, quindi sicuramente sempre un must la tradizione, le ricette tradizionali, e poi sia la sperimentazione per 6 italiani su 10. Sempre in fatto di cibo abbiamo verificato se ci sono delle esigenze o delle sensibilità alimentari che possono influire sulla scelta del ristorante locale dove mangiare. Vedete, qui abbiamo riportato le varie esigenze. Se partiamo dal basso della classifica, dal basso del grafico, vedete che soltanto il 34% dei clienti si è dichiarato indifferente a tutti questi temi, quindi vuol dire che i restanti 66 sono invece coinvolti da questi temi. In alto nella classifica, nella top 3, troviamo quelle informazioni nutrizionali che, se comunicate, potrebbero maggiormente influenzare la scelta del ristorante dove mangiare, e sono l'uso di alimenti stagionali, quindi la freschezza, la genuinità, uso di alimenti chilometri zero, DOP e DOC. Seguono le farine integrali. Abbiamo poi riportato anche altri dati, vedete il 12% dei clienti ricercano invece dei menù, degli alimenti vegetariani o vegani per sé o per persone con cui escono a mangiare, un 12%, un 13% invece sono alla ricerca di alimenti senza glutine o senza lattosio per problemi di intolleranza, sempre per sé o per altre persone con cui escono a mangiare, per un totale di tutte queste esigenze considerate insieme di un 21%. Quindi nella loro totalità hanno una quota che in realtà si posiziona anche sopra le farine integrali, vedete, sarebbe un quarto posto nella classifica dei fattori, 31-21 e poi il 19 delle farine. Ma con chi, dicevamo, con chi si va, con chi si condivide questa esperienza? In 6 casi su 10 si tratta di un'esperienza con gli amici. E quindi questa è l'occasione preponderante che abbiamo trovato. Nelle altre 4 volte su 10 ci si trova in compagnia del partner per un incontro romantico piuttosto che dei familiari. Concentriamoci quindi sull'uscita con gli amici.
abbiamo fatto anche qua un paio di verifiche. La prima è: mangiare fuori con gli amici, cosa rappresenta per te? Innanzitutto un mix di relax, quindi trovarsi senza che nessuno debba cucinare o mettere casa propria, e un mix di, dicevamo, relax e divertimento. È poter stare insieme, 57%, per parlare e divertirsi magari anche ad alta voce. Al terzo posto, tra gli elementi più citati, provare insieme un posto nuovo, una cucina diversa, mentre vedete con valori molto contenuti una necessità, quindi il fatto di essere in giro, di fare per serata o post serata, riguarda solo un 15% degli intervistati. Significa che il grosso vede in questa uscita in realtà la serata. E anche con valore contenuto al 13%, il fatto di mangiare come protagonista. Non è un'uscita di solo cibo, ma anche appunto di relazione e di divertimento. Un'altra verifica era quella invece sui criteri con cui si sceglie un ristorante nel quale passare una serata tra amici. Troviamo anche qui nella top 5 in alto della nostra classifica sicuramente la qualità, imprescindibile, sembra è un posto dove si mangia bene, all'altezza delle nostre aspettative, il menù che deve essere vario, quindi abbiamo visto anche prima che copra magari più esigenze, più sensibilità alimentari dei vari amici che escono, con valore del 45%, l'atmosfera, un posto informale dove poter magari chiacchierare ad alta voce senza disturbare nessuno, il prezzo e la posizione, 30%, questa è la nostra top 5. Vi segnaliamo poi, riguardo alle recensioni online, attualmente posizionata all'ottavo posto col 20%, in realtà questo è un criterio che diventa molto più importante per il target giovane, che trovate appunto sulla, a lato, tra i 18 e i 44 anni. Questo valore sale di molto, vedete, al 28-24%, e nella loro classifica dei giovani sale dall'ottavo al sesto posto. Per ultimo vi segnaliamo la velocità. La velocità non è assolutamente un criterio di scelta, anzi, se proprio voglia che la serata possa essere, come dire, lunga per poter chiacchierare. Ma abbiamo visto anche prima un altro elemento importante: come si sceglie in generale, al di là dell'uscita tra amici, come si sceglie un posto dove andare a mangiare, un locale nuovo? Sicuramente in questo momento abbiamo visto anche poco fa, il consumatore è un consumatore che si muove molto facilmente, lo vedremo anche tra un attimo, tra strumenti off e online, di visione e di scelta. Infatti, come possiamo vedere, alla domanda di solito come trovi, scopri nuovi ristoranti, locali dove mangiare, troviamo al primo posto a parimenti, guardando online su siti, app di recensioni dedicati, che sale tra l'altro rispetto alla ricerca effettuata l'anno scorso dal 58 al 60%, e parlando con amici e parenti, che invece scende lievemente dal 66 al 60%. In ogni caso, quest'anno questi due elementi sono assolutamente alla pari e si alternano quindi probabilmente tra loro, qualche volta saranno recensioni confortate dal passaparola o viceversa. Con valori molto minori vedete tutti gli altri strumenti di ricerca e vi segnaliamo anche il fatto che ben due giovani tra 18 e 44 anni su 10 oggi trovano nuovi ristoranti anche proprio partendo dalla propria geolocalizzazione. Sicuramente un contesto sempre più complesso e più frammentato, nel quale quindi anche comunicare la propria offerta e comunicare dei messaggi diventa più difficile. Una volta scelto il ristorante, come si prenota? Ancora per telefono, sicuramente, vedete nel 74% dei casi, però con una percentuale in calo di 6 punti. Mentre le prenotazioni online attraverso app vedono una crescita importante di ben 7 punti percentuali, dal 26 al 33% dell'anno scorso. Lato social del cibo, sicuramente un effetto dello smartphone, dicevamo, è anche quello di creare e di generare, poi amplificare tutto quello che è il passaparola online sui social. Ti capita, abbiamo chiesto, ti potrebbe capitare di scegliere un ristorante, un locale dove mangiare, anche in base alle foto dei piatti postate non solo da altri clienti utenti, vedete, ma anche dal ristorante stesso. Certamente, penso di sì, la somma ci dà un 74%, quindi ben 7 clienti su 10%.
Questo anche un po' riguarda il fatto di sempre più iniziare a pregustare il cibo che si andrà a mangiare, anche appunto iniziare a pregustare i piatti prima di essere al ristorante, prima dell'assaggio, attraverso le foto che vengono postate e che noi stessi facciamo per condividerle con gli altri. E pensando al futuro, quali sono le immagini futuristiche del ristorante che gli italiani sentono più vicini? Pensando al futuro, cosa ci aspetta? Prenotare da smartphone, anche il tavolo, il tipo di tavolo, la posizione, 44%, pagare il conto da smartphone, vedete 35%, un tavolo smart touch che mi permette di ordinare autonomamente, inviare l'ordine direttamente in cucina e visualizzare quindi il menu, 32%, sono queste le tre immagini che al momento gli italiani sentono più vicine pensando al ristorante del futuro. Quindi un ristorante sicuramente dove la digitalizzazione ha fatto passi avanti. Riflessioni finali, pensando sempre al futuro, questa esperienza del mangiare fuori quindi ci coinvolgerà ancora o sarà qualcosa che non si farà più? Ne sono convinti, il 91%, quindi praticamente la quasi totalità, ci dice che sì, si continuerà a mangiare fuori, per uscire, per vedere altre persone. E quindi di nuovo la conferma che questa esperienza non è solo legata al cibo, ma anche alla relazione, all'atmosfera e a tutte le sensazioni positive che ne derivano. Una piccola allerta però che vi diamo, che trovate in alto, in grigio, è quella dei giovani. Quel dato del 9%, quindi un po' più negativo, che non si uscirà più a pranzo, è un dato che, o a cena fuori, è un dato che quasi raddoppia, arrivando a un 19-17%, presso i giovani di 18-34 anni. Quindi laddove questa esperienza non si modernizzasse, forse il rischio sarebbe di perdere questo target in futuro. Quindi questa food experience al ristorante oggi in Italia, riassumendo in estrema sintesi, un'experience sicuramente complessa che vede da un lato la tradizione delle ricette, una cucina classica mediterranea sempre apprezzata, magari rivisitata, innovata, in ogni caso di qualità, un benessere, un relax, una coccola, un food senza pensieri e da sempre questa esigenza anche di condivisione vera, non solo cibo, dicevamo. Dall'altra parte la modernità del vissuto di oggi, quindi una proposizione digitale, una condivisione social, una ricerca su digital e su app dedicate che accompagna il consumatore, il cliente, abbiamo visto in tutte le fasi del suo processo, dalla ricerca del ristorante alla prenotazione del ristorante e poi al dopo, quando si condivide l'esperienza e si condividono sempre a livello digitale commenti e fotografie. Quindi un'esperienza sicuramente sempre più smart. In questo senso la digitalizzazione può davvero, dei processi, può davvero facilitare il contatto con il cliente e favorire anche un ampliamento della clientela. Quindi direi non solo nuovi piatti, ma anche una nuova proposizione. Con questo avrei concluso e ripasso la parola a Mannando. Grazie mille Sara, molto interessante. Vi ricordo due informazioni. Prima di tutto, tutto ciò che vedete ve lo invieremo per email, quindi sarà materiale a vostra disposizione. Secondo punto, vi ricordo, sulla chat potete scrivere e fare qualsiasi domanda abbiate in mente, così che possiamo tra circa 5-10 minuti rispondervi. Andiamo avanti con il punto riguardo Groupon e che tools, che strumenti utilizza e offre ai propri partner Groupon per cavalcare un po' l'onda del trend del mercato, di cui Sara ha perfettamente dimostrato i numeri, l'analisi dei dati. Innanzitutto faremo un attimo di Groupon, dicendo Groupon chi è e che tipologia di azienda è. Noi nasciamo nel 2008 a Chicago, negli Stati Uniti, in questo momento siamo presenti in 15 paesi nel mondo, rappresentiamo 49,7 milioni di clienti attivi nel mondo, ovvero che hanno almeno acquistato un coupon negli ultimi 365 giorni. Abbiamo 1 milione di partner come voi che in questo momento collaborano con noi e sono live sui nostri portali. Più di 1 miliardo di coupon sono stati venduti in questi circa 10 anni
e siamo nel cellulare di 170 milioni di consumatori in tutto il mondo. Di conseguenza, diciamo, cerchiamo di essere di più, il più possibile, non più un internet company, ma sempre di più una mobile company. In Italia, che diciamo sono qua a rappresentare, appunto siamo presenti in maniera geolocalizzata in 65 città, rappresentiamo 13 milioni di utenti italiani registrati, quindi iscritti, 57.000 partner che hanno collaborato e collaborano con noi fino ad oggi e 41 milioni di coupon che sono stati venduti. Cosa fa Coupon? Noi cerchiamo di offrire ai nostri partner una soluzione di marketing che sia il più completa possibile, flessibile secondo la strategia del nostro partner, tramite una consulenza personale che diamo e che offriamo ai nostri partner senza nessun costo, non c'è nessuna fee che ci viene acquisita, ci viene appunto data, e tramite quindi massima copertura, tramite quindi i nostri canali marketing, massima copertura del mercato digital italiano. Qual è il mercato digital e quali sono questi strumenti di cui parliamo? È un mix di campagne marketing fra push e pull. Abbiamo parlato dell'app mobile che rappresenta circa del 63% delle transazioni nostre, web e banneristica, newsletter via email. Cerchiamo in questo modo di far sì che ci sia un acceleratore del passaparola, del word of mouth, tramite quindi social, tramite campagne di marketing online, offline e tramite quindi anche canali aggiuntivi come il display, il SEO, il SEM. E qual è il nostro target? Il nostro target è un target, il classico tipico target digital, ovvero per lo più, quindi più del 70% sono rappresentati tra i 25 e i 54 anni, il 57% delle persone sono donne, 42% sono uomini, la somma è il 99%, l'1% ha preferito non rispondere. Dato interessante e molto importante è l'88% dei clienti che visitano i nostri partner sono clienti nuovi e l'89% sono quindi ovviamente curiosi. Il concetto fondamentale e vincente di Groupon è quello di generare un valore aggiunto che sia per i nostri partner incrementale e misurabile. Per questo clienti nuovi, 88% è sinonimo di valore incrementale. Misurabile in che modo? Mettiamo a disposizione, sempre ovviamente anche questo gratuitamente, ai nostri partner un Merchant Center, che non è altro che un'app in cui avere sotto controllo tutti i numeri delle campagne, delle nostre collaborazioni, a livello di dal coupon venduto a chi ha acquistato, da dove ha acquistato, che sesso aveva e da quale cap addirittura ha acquistato, quindi tutti i dati democratici e il feedback dei clienti, che sono messi a vostra disposizione per poi ovviamente avere e trarre qualsiasi conseguenza a livello di business possa generare. Abbiamo parlato di concetto di incrementale, in che modo è incrementale? Ora avrete anche un link che vi invieremo, ora non proietto questo video, ma riguarda il booking tool, per i vostri ristoranti ci sarà un booking tool che noi vi daremo, ovviamente che sarà a vostra disposizione da utilizzare con Groupon o senza Groupon, e vi permetterà di avere esattamente l'incrementalità degli utenti, perché riuscirete voi a decidere quanti clienti far venire, quando farli venire, a che orario farli venire e avere sotto controllo tutte le prenotazioni senza avere nessun filo di operatività, quindi nessun mal di testa operativo. Alcuni esempi di collaborazione nel settore food che portiamo avanti, ne dovevo scegliere tre. Ho scelto un ristorante stellato, ovvero Sadler, qua a Milano, una catena nazionale, Fratelli La Bufala, che ha collaborato e collabora con noi, ha venduto più di 160.000 coupon in queste collaborazioni, e Bruno Barbieri, con il suo ristorante Forghetti di Milano, che ha collaborato con noi e ricollaborerà, Forghetti di Bologna, e ricollaborerà con noi anche il prossimo mese, in cui aprirà il nuovo ristorante a Milano. Dato importante, da non sottovalutare, dal 2015 ad oggi oltre 106 pubblicazioni con ristoranti stellati Michelin nei portali di Groupon Italia. Vi vorrei presentare velocemente il Taste of Groupon. Taste of Groupon cos'è? Taste of Groupon è una campagna marketing che noi
lanceremo il 23 aprile, che scadrà il 6 maggio, che ha l'obiettivo di raccogliere in un unico portafoglio da rendere visibile ai nostri utenti i migliori ristoranti presenti all'interno di Groupon. Abbiamo detto che rappresenta la seconda categoria di acquisto da parte dei nostri consumatori, quindi inseriremo i nostri migliori ristoranti, utilizzeremo tutti gli strumenti di marketing per dare il più possibile visibilità, e quindi dai social al SEO, display, SEM e tutti i canali di affiliation, per far sì e permettere ai nostri utenti di visualizzare i migliori ristoranti presenti in Groupon. Per tutti voi, vedo che siete tanti che state partecipando a questo webinar, sicuramente ora troverete anche delle informazioni su come contattarci, però ci sarà libero accesso al Taste Group of Groupon, la campagna che partirà il 23 aprile. Ok, introduco Alessia Augelli, la nostra area manager di Groupon Italia. La introduco perché vorrei analizzare insieme a lei innanzitutto le domande che ci avete posto, provare i nostri punti di riferimento così da contattarci per qualsiasi informazione post webinar. Andiamo alle domande. Sì, abbiamo già una prima domanda, ce la scrive Emanuela, ci dice: mi è chiaro il fatto che io possa far prenotare nei giorni gli orari che desidero, ma nel momento in cui volessi modificare le disponibilità e l'agenda anche post pubblicazione, come si fa, come si procede? Ah, ovviamente è possibile, si decide insieme, congiuntamente, tramite quindi quelli che sono le vostre esigenze, i giorni e gli orari in cui dare la possibilità agli utenti di iscriversi e di conseguenza di prenotarsi. Qualora poi ci sia qualsiasi necessità e di overbooking e di cambiamento strategico e di qualsiasi natura, si può tranquillamente anche cambiare e modificare le disponibilità in difetto e in aumento. Quindi a tua disposizione, Emanuela, è un tool effettivamente molto flessibile secondo le tue esigenze. Ripeto che puoi utilizzarlo tramite una campagna con Groupon, ma anche autonomamente per il tuo day by day. Ok, abbiamo un'altra domanda, Roberto, che ci dice una cosa altrettanto importante. Allora, Roberto dice: non mi è chiaro quanto costa una collaborazione con Groupon e se c'è anche qualche costo in più per una campagna su social network. Allora, come ho detto, Groupon non ha nessun costo, ovvero noi lavoriamo e riusciamo a garantire questo effettivo numero di risultati ai nostri partner, sfruttando ovviamente economie di scala e quindi gli investimenti che noi facciamo. Non c'è nessun costo per collaborare in Groupon, è solo un cosiddetto revenue sharing nel caso di successo, ovvero c'è una piccola percentuale di rimborso che concordiamo in base ovviamente ai risultati che si vogliono ottenere. Quindi non c'è nessun costo da parte del partner, ci sarà un pagamento da parte degli utenti e Groupon settimanalmente bonificherà a voi qualsiasi e tutta la parte di rimborso appunto che dovrà arrivarvi. E per quanto riguarda i social, no, non c'è nessun costo. In Italia rappresentiamo più di 1.200.000 di italiani, ad esempio, solo su Facebook. Non c'è nessun costo aggiuntivo, fa parte di uno dei diversi tool che noi mettiamo a vostra disposizione per raggiungere i risultati che vi siete prefissati. Abbiamo un'altra domanda da Marco che ci chiede: è più importante avere un bel sito web oppure una pagina Facebook? Marco? Sì. Marco, è più importante avere un bel sito web oppure una pagina Facebook? Allora, allora dipende ovviamente dal risultato che si vuole ottenere. Diciamo, tendenzialmente dovrei dire che sono entrambi ovviamente importanti. La cosa più importante è che siano aggiornati. Questo è il primo feedback che abbiamo visto anche da Sara e dalla sua ricerca Docs. È importante che gli utenti possano vedere qualcosa che sia aggiornato. È importante la pagina Facebook perché permette, a differenza del sito web, di interagire con l'utente finale. Il sito web, a differenza della pagina Facebook, però ha la possibilità di dare uno standing molto importante al ristorante, perché è possibile, diciamo, avere tutte le informazioni raccolte in un unico portale. Quindi la risposta è: dipende dall'obiettivo. Se l'obiettivo è numerico, consiglio focalizzarsi il più possibile su Facebook.
Se il consiglio invece è di brand awareness e di conseguenza di standing del ristorante all'interno del mercato, consiglio un ottimo sito web. Altre domande? No, non abbiamo. Grazie Marco, grazie Roberto e grazie Emanuela per le vostre domande. Per qualsiasi informazione, comunque rimaniamo a vostra disposizione, potete scrivere direttamente a questa email o chiamare al telefono che vedete sulla impressione. Per qualsiasi curiosità, informazione, anche domande che vi sono venute post, come vi ho già detto, vi invieremo questo materiale subito dopo, diciamo, tra oggi e domani, per quanto riguarda tutte le slide che abbiamo visto. Vi ringrazio, ringrazio Sara e la ricerca Doxa per essere stati qua con noi, ringrazio voi per aver partecipato, spero che sia stato utile. E c'è un'altra domanda? Sì, c'è un'altra domanda. Ah, ok. Quindi, okay. La leggo, ricoveriamo il volo live. È di un altro Roberto che ci chiede: come faccio a guadagnare con una campagna? Perfetto, questa è una domanda che mi permetterà di rispondere per altri forse 2 giorni, è una domanda abbastanza lunga. Tendenzialmente noi cerchiamo di fare una cosa, cerchiamo di ascoltare voi e la vostra strategia, cerchiamo di capire a livello numerico voi qual è il vostro obiettivo, quanto state facendo e che risultati state ottenendo. Cerchiamo tramite i nostri portali di mettervi a disposizione per far sì che possa essere appunto incrementale, quindi dobbiamo ascoltare un attimo, caro Roberto, qual è il tuo obiettivo e cerchiamo di portarti un fatturato aggiuntivo, perché alla fine è quello l'obiettivo nostro, portarvi un fatturato aggiuntivo, darvi dei clienti nuovi che possiate fidelizzare e di conseguenza tenervi, che sia un bacino non solo di breve ma anche di medio periodo. Ti invito a scriverci con i dettagli che vedi qui sopra, ti invito a scriverci per avere altre informazioni e andare ancora più in profondità nell'argomento, come invito chiunque altro. Spero di aver risposto, questa volta non è uno scherzo, quindi chiudiamo veramente. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, è stato un piacere, spero che sia stato utile e interessante per voi, per noi è stato un grande piacere. Alla prossima, grazie ancora e arrivederci.